riapre oggi San Clemente a Casauria, questa abbazia medievale tra le più importanti del centro-sud Italia, tesoro di bellezza, di arte del nostro Abruzzo, di Castiglione a Casauria. E voglio ringraziare il sindaco di Castiglione a Casauria e la sua amministrazione, Biagio Petrilli, il sindaco che non era tenuto a sottoscrivere la convenzione, lo ha fatta per riaprire questo bel tesoro, non solo a vantaggio della sua comunità, la comunità casauriense, ma di tutta la regione Abruzzo. Pensate che 2 anni fa, prima della chiusura di questa abbazia, venivano a visitarla 25.000 persone l'anno. 25.000 erano quelli che sottoscrivevano, poi diciamo sottoscrivono più o meno 1 su 4, quindi potete capire l'importanza, l'affluenza delle persone qui. Questa abbazia riapre grazie al polo, al distretto museale regionale, che ringrazio per la flessibilità dimostrata, perché sottoscrive la convenzione con Castiglione, ma anche con Popoli, con Capestrano, forse lo farà anche con Carpineto, per riaprire questi bei tesori al pubblico. Ma ringrazio il Consiglio regionale che ha voluto sottoscrivere, votare all'unanimità un emendamento di cui ci siamo fatti promotori noi come Partito Democratico. Già un anno fa impegnavamo il Consiglio regionale con una risoluzione alla riapertura di San Clemente a Casauria, risoluzione votata all'unanimità. Oggi diciamo sono stati stanziati questi 30.000 euro che consentiranno la riapertura fino al 31 dicembre, poi bisognerà lavorare nel frattempo per cercare di prorogare questa convenzione. Voglio ricordare che la direzione museale, grazie al Ministero, sta lavorando per l'assunzione di circa 12 persone, 6 tra l'altro per la provincia di Pescara, che dovrebbero venire in soccorso e garantire la riapertura di questi scrigni di bellezza.